il cantante di Cellino San Marco, Albano ha votato finalmente il sacco sul motivo che l'ha spinto a rifiutare l'invito di Barbara D'Urso. La storia della sua assenza a Domenica Live ha fatto preoccupare tutti. Si è parlato di malore, ed essendo lui già cagionevole di salute e piuttosto avanti negli anni si è pensato subito al peggio. Ecco finalmente la verità del cantante. Albano, malore presunto o vero? Domenica scorsa, tra gli ospiti più attesi del programma di Barbara D'Urso Domenica Live al pubblico sicuramente non è passato inosservato il nome del cantante del panorama della musica italiana, Albano Carrisi. Nel promo della diretta, Barbara D'Urso ha annunciato ai telespettatori che Albano non si sarebbe presentato perché colpito da un improvviso malore dopo il concerto di Zurigo. La notizia è stata subito smentita mediante un comunicato dell'ANSA che ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute del cantante di Cellino San Marco. Poche ore più tardi, l'ex marito di Romina Power era pronto a partire per un tour in Cina. Il comunicato dell'ANSA. Dallo staff e dai familiari di Albano giungono notizie rassicuranti sul suo stato di salute, tanto che è confermata la partenza di domani per la Cina per un tour. Il chiarimento giunge dopo la notizia sul presunto malore che avrebbe colpito il cantante, di cui ha parlato in TV Barbara D'Urso per spiegare l'assenza del pugliese nella sua trasmissione come era previsto. La regina degli ascolti Mediaset non ha reagito bene all'assenza del cantante e ha commentato così la vicenda. Ah wow, quindi va in Cina? Adesso un'ansa la faccio io. Presunto malore? Qualcuno ha risposto al cellulare di Albano dicendo che stavano aspettando i medici e che lui aveva avuto un malore. Quindi, o è presunto l'amico o Albano e l'amico hanno detto una bugia. Io ho detto la verità. I professionisti si comportano da professionisti. Se lui può partire domani per la Cina io sono molto contenta per lui. Facciamo una cosa, le clip che avevamo preparato gliele regaliamo, così le mostra quando sarà in Cina. Noi crediamo a quello che ci dicono. La verità di Albano sul magazine di Pomeriggio 5. In queste ore Albano ha deciso di contattare la trasmissione della D'Urso per spiegare i motivi della sua assenza. Il cantante pugliese ha confermato di aver avuto un lieve malore che gli ha impedito di raggiungere lo studio. La notizia è stata diffusa dal magazine di Pomeriggio 5. La famiglia Carrisi e lo staff precisavano che l'artista stava bene e che la sua partenza per la Cina era prevista per il giorno successivo. Per questo motivo qualcuno su internet ha insinuato che il malore non fosse fondato, che qualcuno avesse bloccato la partecipazione del cantante.
Il cantante stesso il giorno successivo alla trasmissione ha contattato la redazione del programma, confermando che l'impossibilità di partecipare a Domenica Live era dovuta proprio ad un malore. Albano ha rivelato che non era nulla di grave, per fortuna. Il Leone di Cellino è inarrestabile ed ha ripreso subito la sua tournée. Per fortuna il cantante sta bene e può godersi il suo tour asiatico.